siamo con il vicepresidente della FITARCO, nuovamente l'Arco ad Ascoli, le finali giovanili di Coppa Italia e il prossimo anno un altro obiettivo che sono le regionali. Ascoli e l'Arco sono sempre ben uniti. Assolutamente sì, tutte le manifestazioni che sono state organizzate ad Ascoli hanno avuto già in passato successo, per cui la fiducia nell'assegnare ulteriori manifestazioni è altissima e io colgo l'occasione proprio per ringraziare sia l'amministrazione comunale nonché proprio tutti gli ascolani del calore con cui ci accolgono e della simpatia che ci hanno sempre dimostrato. Lo sport è passione, divertimento, integrazione e l'Arco nella disabilità è un punto anche di forza. Assolutamente sì, l'Arco nella disabilità è una delle pochissime discipline dove si compete pariteticamente con i normodotati, ne è dimostrazione la partecipazione di Paola Fantato alle Olimpiadi di Atlanta, dove io ero direttore tecnico e lei era una mia atleta, e nonché per le prossime Olimpiadi c'è una tiratrice iraniana che farà parte della squadra ufficiale ed è una disabile in carrozzina. Quindi veramente è l'unica disciplina dove il disabile può gareggiare pariteticamente e ne sanno qualcosa molti atleti che tutte le domeniche sui campi di gara le prendono, tra virgolette, dai disabili.